Il mio piano sta andando tutto come deve andare. Mancano solo 7 giorni. È il giorno del giudizio. Arriverà. Allora, Mida non è Mida. Mida Lo scienziato. Esatto. Però col buco nero tutte le skin si sono rincarnate. E adesso Singolarità è l'ingegnere. Quel razzo che si è scantato sull'orbo, ti ricordi? Che ci ha fatto volare quello con sopra lei, Singolarità. Allora, praticamente lo scienziato Lotto Singolarità. E Singolarità è uno dei sette. Nell'evento, quando hai presente che i razzi prendono la meteora e la portano nel rift, al momento Singolarità ricorda, non è più sotto il controllo dello scienziato. E quindi lei, per cercare di fermare il piano dello scienziato, si schianta contro l'orb cercando di mandare fuori rotta la meteora. Ma ormai la meteora era in posizione e non si poteva più fermare. Per questo quando c'era il buco nero comparivano quei numeri che formavano la frase del visitatore. Questo non era previsto. Non era previsto che Singolarità ritornasse in lei. E in questa season, nell'evento, Mida dovrà dire: ho già sbagliato una volta, perché ha sbagliato a corrompere Singolarità. Nell'evento lui ha fallito e ha distrutto la mappa. E col Doomsday vuole ritornare alla vecchia mappa. Perché ti ricordi il trailer della season 10 che l'orb esplode e ci manda in quella nuova mappa? Mappa in cui siamo arrivati noi è stata distrutta, la mappa dove eravamo prima, no. E quindi Mida, col Doomsday, vuole ritornare nella vecchia mappa, quella ancora prima che l'orb esplodesse, quella della season 9. E per questo viene leakato il secondo scontro tra il robot e il mosso, tornando alla season 9. Nella season 9 c'è stato proprio il loro scontro. E in qualche modo Mida saboterà l'evento e quindi vincerà il mostro. Beh, vincere il Perché mostro. dovrebbe vincere il mostro? Perché, tornando alla season 9, noi torneremo alla season 9 durante l'evento. E in qualche modo il Doomsday in qualche modo cambierà l'evento. Per questo nella schermata si vede il robot con due mani. I visitatori non sono sette. Sono otto, perché Noi. l'ottavo siamo noi. Siamo noi. Perché un visitatore nella sua videocassetta diceva: so che loro ci guardano dall'alto. Ecco perché Fortnite non è in prima persona, perché noi comandiamo le skin. Tutte le skin che abbiamo nell'armadietto sono nel loop. Meccanica e singolarità rincarnata con il buco nero. E infatti singolarità in questo momento, rincarnata nella meccanica, è fuori dal loop, schiantandosi contro l'orb. Lei è ritornata nella mappa, quella della season 9. Ed ecco perché Singolarità viaggia nel tempo. Perché lei ormai l'evento della season 10 lo sta continuando a ripetere. E torna sempre, sempre nella season 9. Ecco perché lei guida il robot. Perché lei torna sempre nella season 9, sempre a ripetere l'evento. È per questo che la sua descrizione dice che lei viaggia nel tempo. Per questo il visitatore la voleva, perché sapeva che lei era perfetta per l'evento della season 10. Ma sfruttandola, ormai Singolarità sa che succede, sa che la cosa che succede è sempre la stessa. Ma Mida questo vuole fare. Mida, grazie alle sue videocassette, ricordate, ora vuole fare in modo che Singolarità ritorna nelle sue mani e modifichi la linea temporale, fermi il loop. Vuole in modo che tutti noi vuole che noi rimaniamo dentro al loop bloccati e che solamente lui esca. Mida l'avrebbe avuta, se non fosse che Mida il visitatore. Per questo l'ingegnere indossa i guanti. Perché rincarnandosi, Singolarità si è rincarnata nella figlia di Mida. Però il visitatore si è proprio rincarnato in Mida. E quindi Mida non è più Mida, ma è il visitatore. L'ingegnere non è più la figlia di Mida, ma è Singolarità. L'evento della season 10 non sarebbe fallito. Mida avrebbe la sua famiglia,
avrebbe sua figlia e non sarebbe il Circe, non sarebbe il visitatore. Ci quindi sarebbe stato il visitatore. Sarebbe la sua figlia. La sua figlia. Esatto, però non dovrebbe esserlo. Il visitatore, ritrovandosi in un corpo che ha un potere dal tocco d'oro, si è fatta accecare dal potere e quindi vuole conquistare tutto col Doomsday, vuole tornare nella vecchia mappa. Non so se hai capito perché la mappa non si è distrutta. È presente nella season 10 il trailer, ci fa entrare nell'orbe e ci manda in quella nuova mappa con la meteora bloccata. La mappa in cui è esploso l'orbe, dove è normale, dove non c'è la meteora, è ancora intatta. L'evento è stata nella mappa quella dove è dentro l'orb. Cioè noi torneremo tramite noi torneremo scontro. Mida vuole tornare nell'isola che è fuori dal loop, quella della season 9, quella che ancora non era dentro l'orb. Vuole distruggere il robot perché il robot poi prenderà come potenza l'orb. Esatto, e per il non robot, ripetere la stessa cosa, no, dovrebbe distruggere il robot usando l'orb. Ci fa arrivare nella mappa della season 10, ma se noi non arriviamo mai nella season 10 non c'è l'evento della fine. Quindi ora aspetta, no, allora aspetta, adesso quindi adesso con questo evento lui che vuole fare? Vuole cercare di tornare alla season 9 nella vecchia mappa e fermare il robot in modo, e fermare non il robot, singolarità, in modo che singolarità non continui a ripetere il loop. Ho capito. Il visitatore del passato, cioè quello della season 10, non la corrompa, perché il visitatore della season 10 non sa che singolarità manderà in fumo il suo piano. Che ti volevo mostrare la mappa, guarda. Oh, guarda, qui ho voluto ripetere una cosa, è presente che nell'evento il robot perde il braccio. E qui ho fatto tipo che glielo stanno ricostruendo. Comando. Intanto allora qui c'è questa che ti va, vieni, che ti va, guarda invece qui. Benvenuto davanti all'orb. Sì sì, ho messo un'altra piattaforma qui. Cioè la piattaforma normalmente è qui sotto, io ne ho messo un'altra qui sopra dove c'è il robot e qui ho messo la zona dell'orb. Perché hai messo l'orb qua? Perché allora c'è un'altra parte di teoria che adesso ti dico. Il visitatore, sai perché ha fatto il Rift Beacon? Chiesto perché nella mappa della season 10 l'orb non esploso e rimaneva in quella parte antigravitazionale e l'esplosione non si espansa. L'energia dei Rift Beacon non serviva per portare le vecchie città. Serviva per contenere l'esplosione. L'energia dei Rift Beacon conteneva l'esplosione dell'orb. E infatti nell'evento singolarità manda tutto in fumo, perché quando si schianta sull'orb l'onda d'urto distrugge i Rift Beacon. Infatti le bolle attorno alle città non c'erano più e quindi non c'era più niente che conteneva l'orb. Infatti se lo guardavi l'orb si stava piano piano ingrandendo, ma poi si è schiantata la meteora contro ed è esploso. Quindi lo scienziato, oltre a far riportare la città vecchie o nuove di altre dimensioni, no, non hai capito, a lui non gli interessava proprio portare le città vecchie. Lui ha fatto in modo di tornare alle città vecchie in modo da ingannare la linea temporale, facendo pensare che lui era indietro nel tempo, perché se portava le città che c'erano tempo fa era come se era tornato indietro nel tempo, quando ancora l'orb non esisteva e quindi l'orb non esplodeva. E quindi questi Beacon dovevano contenere l'esplosione. Esatto, l'energia del tempo fermava l'esplosione del... Perché però, se ci pensi, si creava tipo una cupola nelle esatto, città. Esatto. Però questo non ha funzionato, dico bene. No, non ha funzionato per un motivo. Qua, hai presente il razzo che si è schiantato sull'orb? Sì. Che guidava singolarità. Singolarità ha sabotato così. Schiantandosi sull'orb c'è stata quell'onda d'urto che ci ha fatto volare. Urto ha spazzato via tutte le bolle, non so se te ne sei accorto. Sì, infatti non c'era più niente. Esatto! Così, infatti l'orb, se te ne rendevi conto, si stava ingrandendo infatti in quel momento, perché non c'era più niente che conteneva l'esplosione.
E infatti per questo su ogni ventola ho messo un Rift Beacon. Per contenerlo. E anche qui sotto ho messo il Rift Beacon, in modo che contengano l'orb qua sotto. Quindi tu praticamente creando la parte dopo. Le mie teorie. Esatto. Poi qui ho messo tipo lo schermo che fa vedere le condizioni dei Rift Beacon in modo che contengano l'orb. E qui il coso dei Brutto tipo che simboleggino il robot che è stato danneggiato durante l'evento. Infatti, vedi che qui è danneggiato sul davanti? E simboleggia quando il mostro ha lanciato il razzo sul il laser sul suo corpo e gli ha fatto questo danno. E poi questo simboleggia quando il mostro gli ha staccato il braccio. Sì, praticamente questo robot sì, sarebbe il Dogus. Sì, sì, perché vedi, ha la spaccatura centrale del laser e il braccio del razzo. Tutto per secondi piani. Per ora è stabile, anche se ancora non è ancora stabilissimo, è un po' instabile, ma sta sempre diventando più stabile. Stiamo assorbendo tutta la sua energia per il giorno del giudizio. E lì sì, che cambieranno le cose. E a me non pensi. Oh. Dopo quello che mi hai fatto. La singolarità. Non mi vedi cambiata? Sì. Mi dispiace, ma io sono solamente una visione, non vedi? Non è che sono proprio reincarnata in me. Beh, hai scoperto il mio piano, ma ormai è il giorno del giudizio. Hai visto che ho combinato con l'orbe? Sì, non doveva succedere. E ma tu adesso stai vedi, rifacendo anche questo per arrivare alla season prima che succedesse tutto. Ma l'ordita, beh, non ci crederai se che l'orb è qui. Tu non riuscirai, creerai, io ti fermerò sempre allora, il Dogus non lo fermerai. Vedremo. Il cactus. Non però stavolta però lo sbaglierò. Il destino non si può cambiare. Tu diventerai. Sì, io ti farò reincarnare nella figlia di Mida, come io mi sono reincarnato in Mida. E poi vedremo se mi aiuterai. Hai ingannato tu, sono che comandano quelle skin. No, ecco già, ecco, qui devo dire un'altra cosa. Tutta una copertura. Non c'è nessuna battaglia fra ombre e spettri. Mida è sia il capo delle ombre, sia il capo degli spettri. Allora perché lo schermo era proprio davanti al capo delle ombre se è Mida che sta creando tutto questo? Ed è per questo che è uscita la fase nera di oro. Perché Mida, quando è il capo delle ombre, il suo scheletro che è oro diventa proprio in quel modo. Ah, non a c'è proposito Gabri, lo sai che dicono che oro è scappato dalla prigione? No, Mida è oro. Dall'occhio si chiama. La fuga è tutta una finzione. Mida ha voluto fingere che il capo delle ombre scappò dalla prigione perché Mida è sia il capo degli spettri sia il capo delle ombre. E che gli agenti siano diventati ombre non è perché non sono più amici di Mida. Perché è tutta una copertura, fanno finta. E allora perché le loro stanze sono ancora sotto l'agenzia? Se loro sono diventate delle ombre. È tutta una copertura la battaglia ombre spettri. Storm of the Agency, l'attacco all'agenzia, è una finzione. È l'unica che pensavamo che era amica di Mida e Sky. Ma in realtà Sky invece è l'unica che è fuori da tutto questa. Sky non sa ancora del piano di Mida. Per questo è ancora spettri. Chi è? Quindi non è oro quello che gli ha fregato la sedia a Mida. Non è oro, ma quella è una storia secondaria. Cioè, un ladro qualunque può aver rubato la sedia a Mida. Non è una cosa importante. Mida si vuole vendicare proprio di singolarità perché ha mandato in fumo il suo piano. Perché Mida è il visitatore, quindi il visitatore vuole vendicarsi di singolarità. Per questo vuole tornare nella season 9 e sabotare i robot, perché sa di singolarità lo guidava e quindi distruggerà la cosa più importante di singolarità per vendicarsi, per spostare
la nostra attenzione sulla battaglia, perché mi dà un'altra sua frase, dice: so che loro lo sanno, e parla di noi, l'ottavo visitatore, che sa che noi vediamo tutto. E lui dice: sa che loro sanno, ma questa volta non sbaglierò. Ma quindi, in un'altra dice: per te farò questo e altro. Per lei farò questo e altro. Per singolarità. Perché tu non hai calcolato una cosa. Non avevano liccato una skin femminile di Mida. Ieri Mida. È di lei. Vuole fare questo e altro. Per lei. Non per l'ingegnere. Se no allora Mida. Come aveva una figlia? La moglie è stata accecata dal potere del tocco d'oro come Mida. Perché e quindi allora Mida si sta, ovvero lo scienziato, si sta prendendo tutte le maschere. Semplice, perché nell'evento noi ci dovremmo creare un fortino. A lui non gli servirà il fortino, avrà l'armatura. Gli servono per costruire. Nell'evento noi ci dovremmo costruire un fortino per difenderci dall'esplosione del Doomsday. Sì. Lui invece di costruirsi un fortino si creerà un'armatura in modo da resistere al Doomsday, tipo un'armatura antiradiazione. Sì, l'avevo vista, tipo quella, tipo la skin tempesta. Uragano. Ha preso l'armatura di uragano, perché Mida sta usando il potere del cubo, cioè della tempesta, e quella è la cosa migliore per sopravvivere alla tempesta, l'armatura del re della tempesta di uragano. Meglio di uragano per prendergli l'armatura. Proprio la maschera del capo delle ombre è la maschera che usa lui quando deve diventare il capo delle ombre, e per questo il capo delle ombre non ha una faccia, ha sempre la maschera ed è di melma nera, perché non si può fare, perché Mida non si vuole far scoprire, solamente gli agenti Mioscolo o Brutus nitroglicerina trasformare, ma anche far tornare normali gli oggetti d'oro. Quindi quando Sky entra nella sostanza, perché Sky è gli ordini di Mida, perché ancora non sa del piano, e quindi lei pensa di essere l'unica amica di Mida, ma in realtà è la sua unica nemica, perché tutti gli altri sanno del piano e stanno facendo il doppio gioco apposta, perché sanno che Mida è anche il capo delle ombre. Mida ha detto tutto agli altri scagnozzi, però non ha detto niente a Sky. E quindi Sky pensa che lei è l'unica amica di Mida, ma in realtà è l'unica sua nemica. E quindi sa che lei non lo potrà aiutare nell'evento. E quindi non gli ha detto niente. Perché è una ragazza infantile, è giovane, pensa solo ai giochi, a Holly. Mida sappiamo che può far diventare gli oggetti d'oro, ma anche farli tornare normali. Infatti quando appende la maschera delle ombre d'oro, per far pensare a Sky che Mida abbia ucciso il capo delle ombre, infatti appende la maschera d'oro. Ma quando lui deve tornare il capo delle ombre, fa tornare la maschera d'oro normale, se la mette e fa diventare oro la sua versione nera, in modo che Mida diventa tutto melmoso nero. Sta distruggendo, sta uccidendo tutte le skin rincarnate nella season 10, cioè il cavaliere nero, cavaliere ultima, tutte le skin che potrebbero dargli fastidio per attuare il Doomsday. Statue sono persone vere, perché lui è la statua di Lynx, ha ucciso la Lynx dell'altro capitolo, e infatti in questo capitolo c'è Vix, cioè Lynx rincarnata, non la Lynx dell'altro capitolo. Ma Vix è la Lynx di questo capitolo. Nella sua collezione, oltre agli altri, c'è anche la maschera di Lynx. Sì. E c'è anche la statua. Bananita nello scorso capitolo, perché Bananita in questa season si è rincarnata in agente Bananita, ma nello scorso capitolo era Bananita. Non sono le stesse persone, Caos. Tipo lui che guarda tutto, che ha la maschera simile alle ombre, che tiene tutto sott'occhio, tra l'altro anche il portellone. Non hai capito. Il capo delle ombre, cioè il signore Lan, è Mida! Taglia, ma in realtà lui è il capo di tutte e due le fazioni, fa finta di combattere le ombre. Ma perché è uscito oro nero? La skin oro? Perché
oro quando diventa nero fa diventare il corpo di Mida, invece di essere oro fa diventare il corpo di Mida una miscela nera. La schermata agente del caos e prova che Evolution Energy, perché è Mida, perché sa che doveva prendere l'energia proprio da lì per il Doomsday. Per il Doomsday, esatto, vuole tornare nella vecchia mappa. Appunto, nel senso, se lui torna nella vecchia mappa e ferma il Dogus, il punto lui rimarrà nella vecchia mappa e non si incarnerà in Mida e avrebbe la sua vita più. Che? Il punto zero non ci sarà più. Sì, ci sarà, ma non verrà aperto nel Vault, rimarrà nel Vault. E quindi non verrà sovraccaricato da robot e non esploderà. Non lo potrà prendere questo. Non lo farà esplodere. Sarà lì nel Vault e quindi lo scienziato potrà continuare i suoi piani nella vecchia mappa. Qualcuno che lo fermerà. Esatto, sì. Infatti questa season qualcuno lo fermerà, perché ci sono le stringhe che dicono che finirà male. Ma non dovrebbe essere sommerso, lui vuole tornare solo nella vecchia mappa. Non dovrebbe sommergersi, perché praticamente non aveva calcolato una cosa. Non è che sbaglia qualcosa, non aveva calcolato una cosa: attivando il Doomsday l'esplosione e le radiazioni distruggeranno la diga, e questo lui non ci aveva pensato, e quindi non era la mappa, il suo piano non potrà essere attuato. Lo vedremo se torneremo veramente nella season 10, nella season 10 è il capitolo 2. Ora è assicurato che ogni 10 season cambia la mappa, ogni capitolo. Sì, infatti. Quindi se vogliamo sperarlo per mappa, forza nel capitolo. Torniamo su quella di prima. Esatto. Che tutto quello che ho detto sono teorie, potrei avere completamente sbagliato. E appunto teniamo sott'occhio questo, perché fino al momento ancora non si sa con certezza. Allora, però devo dire una cosa. Tutta sta cosa se facessero così sarebbe una bella season, perché ci sarebbero colpi di scena, cose. Ormai il Doomsday è progettato, sta per iniziare, non lo puoi più fermare, singolarità. Ma tu lo sai con certezza che arriverai al punto dove il Dogus e il Cactus si affronteranno di nuovo, e lo farò ancora più potente, visto che tu saprai. Ho sbagliato già una volta, non posso risbagliare. E poi per lei questo è altro. So? Non è la tua, è quella di Mida. Lascia stare questo corpo e ritorna su quello dove sei tu. Quando tornerò nella... Non posso farci niente, infatti devo tornare nella vecchia isola e distruggere il robot se voglio lasciare questo corpo e tornare nel mio vecchio corpo. Io viaggio nel tempo per portare la pace e la serenità. Non voglio qualcuno che intralci i miei piani. Mi dispiace, ma la vendetta di Mida, cioè la mia, deve avvenire. Vuoi ingannare a tutti gli altri, eh? Vuoi ingannare a questa agenzia che tu chiami, o le ombre, queste due fazioni che non hanno niente di contro? Figlia mia, che c'è? Sono singolarità, chi dovrei essere secondo te? Come hai fatto? Ho preso un attimino il corpo della bambina. Adesso sei così spregevole da prendere anche i corpi delle bambine? Ma io lo faccio per beni maggiori, non voglio che lei guardi un finto padre. Sì, e non pensi a quella povera ragazza? E tu non pensi che lei deve meritare un padre migliore? Lo sai che possedere le persone quando vengono rilasciate causa un trauma di ben una settimana? E tu ora hai fatto prendere un trauma a quella ragazza, ok, io sono cattivo. Cioè, però ci pensa alle persone, no? Non finisce qua. No. La fine è vicina.